Oggi voglio farti vedere una mousse al cioccolato che può anche trasformarsi in una sorta di gelato, magari per i tuoi bambini, e il tutto assolutamente vegetale. Cosa abbiamo bisogno per questa mousse? Abbiamo bisogno di un avocado, abbiamo bisogno di una bellissima banana, meglio se bio assolutamente, abbiamo bisogno di un po' di mandorle tritate, abbiamo bisogno assolutamente di un po' di cacao e poi abbiamo assolutamente bisogno anche di un mixer. Questo è uno e questo è l'altro pezzo. Perfetto, cominciamo subito con la preparazione che è veramente velocissima. Quindi prendiamo il nostro mixer, lo apriamo, prendiamo la nostra banana, apriamo la nostra banana, in questo modo, perfetto. Una volta che abbiamo la banana, poi magari la tagliamo in tre pezzi e la inseriamo poi assolutamente nel nostro mixer. Dopodiché prendiamo il nostro avocado, lo tagliamo in questo modo. Così si taglia bene l'avocado. Lo apriamo in questo modo. Prendiamo il nostro cucchiaio e tiriamo fuori l'avocado. Lo mettiamo qua dentro. Prendiamo assolutamente tutto, sia di uno che sia dell'altra parte. Eccola qua. Perfetto. Dopodiché cominciamo a fare il primo mix. Quindi chiudiamo il nostro mixer e cominciamo a fare la prima tritatura. Perfetto, adesso come vedete già otteniamo una ottima crema di banana e avocado che è già gustosissima anche così. Perfetto, adesso prendiamo il nostro cacao. Poi prendiamo le nostre mandorle. E a questo punto poi possiamo anche aggiungerti, volendo, del succo di agave o del miele, o se proprio vogliamo dello zucchero, anche se ti consiglio di eliminarlo dalla tua dieta. E a questo punto chiudiamo. Adesso, come vedi, è una fantastica crema di cioccolato con banana e avocado e mandorle tritate ed è fantastica, assolutamente, vedi la consistenza è assolutamente fantastica, non hai assolutamente bisogno né di panna né di latte né di burro né assolutamente niente, non c'è nessun tipo bisogno di nessun tipo di grasso, è assolutamente così naturale, vegetale ed è assolutamente fantastica. Perfetto, ora abbiamo finito, abbiamo la nostra bellissima mousse al cioccolato e questa la puoi mangiare benissimo a temperatura ambiente oppure la puoi mettere in frigo per almeno una mezz'ora e mangiarla un po' fresca, oppure la puoi mettere nel congelatore e diventa praticamente come per se lo dai ai tuoi bambini, sarà come mangiare un buonissimo gelato. Perfetto, spero che ti auguro buon appetito, spero di averti dato degli ottimi suggerimenti e se ti è piaciuto il video clicca mi piace, puoi iscriverti al mio canale, io sono strafelice, perfetto, buon appetito e ci vediamo alla prossima, ciao!